Ragazzi, c'ho l'occhio rosso, quindi non vi preoccupate, non so per quale motivo mi sto svegliando così. Però mi spiegate che senso c'ha? Io, questo qua, un giorno dopo del derby, sto ancora col giacchetto perché sono appena tornato a casa, no? Ma mi spiegate che senso c'ha? Perché sto di che senso c'ha? È uscita la notizia, ipotesi, ritiro punitivo, ma basta! Eusebio, basta! Ritiro punitivo di che? Sarebbe il terzo! Che ha risorto sto ritiro punitivo? Siamo sempre da capo a tondo ogni volta, è inutile farsi ritiri punitivi se tanto non servono a niente. La prima volta è andata bene, dopo il ritiro punitivo faccio delle vittorie importanti. Poi no, sei ritornato giù nella fossa, sei tornato giù. Che è successo? Altro ritiro punitivo. Bene, che ha risorto? Niente, non ha risolto? Niente. Allora questo ritiro punitivo datemelo in fronte. Datevi in fronte questo ritiro punitivo che non serve a niente. Stiamo a marzo, siamo fuori da tutto. Rischiamo pure di non andare più in Champions perché ieri non è che sono incavolato tanto perché abbiamo perso il derby. Scialla, il derby lo perdiamo una volta ogni morto de papa. Che non è che mi cambia niente se perdiamo un derby. Abbiamo 2200 nei derby. Ieri mi rode perché abbiamo perso una partita fondamentale per la Champions. Fosse stata contro la Lazio, contro l'Inter, contro il Milan, contro il Pordenone. Non mi interessa. Adesso non abbiamo perso 3 punti importanti, potevamo agganciare l'Inter al quarto posto, abbiamo scagliato, potevamo staccare la Lazio, abbiamo scagliato, adesso se la Lazio vince contro l'Udinese, viene a pari punti con noi e per gli scontri diretti, dato che ha vinto 3-0, ci sta sopra, per questo mi rode, non perché abbiamo perso il derby, che ne perdiamo uno ogni morto de papa. Cioè io mi chiedo, ieri era importante perché era una partita fondamentale per la Champions. Che fosse un derby, sì, è un derby, io ho fatto il video ansia per derby, sì, perché è sempre un derby. Però era fondamentale per loro vincere per un altro motivo. Ma tanto non gliene frega niente a questi, tanto ai piotti e ai piano lo stesso. No? Entra in campo e fa le ballerine. Cioè io niente non ho parole. Adesso devo parlare anche di un altro discorso, dato che ho un video post derby, ieri sono praticamente sbroccato. Innanzitutto complimenti a chi ieri ha offeso nei commenti. Siete la feccia del calcio, dico tranquillamente, perché io nel video ieri non ho insultato nessun laziale, io non insulto mai nessun tifoso. E giustamente in cambio cosa ricevi? Minacce di morte, minacce di suicidio, ma tanto a me mi frega un cavolo, cioè, scialla, raga. Però dico solamente per voi lo dico, perché a me non mi toccate, anche se non insulto mai nessuno. Contenti voi a fare i quattro ad un PC? Problema vostro. Comunque, dicevo, un altro problema di ieri. La gente inizia a dire, il male della Roma è Olsen. Ragazzi, è Olsen, raga, ma che stiamo a dire? Ancora a pensare, Alisson, stiamo, basta. Alisson se n'è andato. E se tu stavi così, non è perché hai venduto Alisson, è perché c'hai Olsen. Ragazzi, non scherziamo. Ora, non è che io sto assolvendo dai peccati Olsen, ci mancherebbe altro. Però non possiamo dire che se ci fosse stato Alisson saremmo stati. No, ragazzi, il problema non è Alisson o Olsen. Il problema è che tu davanti non hai difesa, non hai un centrocampo. Allora, grazie al cavolo. Va bene, Olsen non è un fenomeno, un portiere normale. Non è né scarso né forte. È normale, fa le cavolate perché fa le cavolate, ma a volte ne salva pure. Quindi è un portiere normale. Non è da Roma, non sarà da Roma. Magari sarà un secondo portiere da Roma. Ma il problema della Roma non è Olsen. Fa le cavolate, sì, che le fa. Porcaccia la miseria se le fa. Però non possiamo dire, se c'è stava Alisson, par de giorni, sì, Alisson ti salvava, l'anno scorso sì, Alisson, grazie, ci ha trascinati, ma tu quest'anno non c'hai né difesa né centrocampo. Hai rivoluzionato un centrocampo, ragazzi, il centrocampo è un organo fondamentale per la squadra, per il giro palla, è il cuore del gioco. Tu non ce l'hai, tu sei andato in campo ieri al derby, con tutti i giocatori offensivi tranne De Rossi. La Roma non ha un centrocampo equilibrato, i giocatori della Roma. Sì, va bene, quando devi passare al 4-2-3-1 hai messo perché c'è Pastore trequartista, hai messo Pellegrini mediana. Ma Pellegrini è un giocatore offensivo, non è un mediano. E l'hai visto perché la squadra non è equilibrata, non riesce a stare in campo. Non riesce a stare in campo. Perché non c'è gioco? Perché non riesce a stare in campo. Non ha un equilibrio. E questo si vede da inizio anno. Quindi le colpe di chi sono? Sì. In parte anche di Francesco, dei giocatori e di chi ha fatto il mercato. Perché dico questo? È che non c'è un cavolo di equilibrio. In campo noi abbiamo tutti i giocatori offensivi, quindi non fanno da filtro per la difesa. Poi in difesa abbiamo un fasso che non gliene frega più niente perché tanto il mondiale l'ha giocato. Quindi i soldi li piglia, il mondiale l'ha giocato, c'ha 50 anni. Amen, no? Che non corre, non si impegna, fa schifo. E allora te la prendi in saccoccia. Quindi il vero problema. Oh, tutti.
Se parliamo di individualismo, scusami, stavo in picciole parole, tutti hanno colpe, tranne Zaniolo. E lo ribadisco, tranne Zaniolo. Non è perché adesso sto esaltando Zaniolo come uno dei dotti, no, ma perché, ragazzi, è una cosa oggettiva, che è l'unico che si impegna. L'unico che dà capocciate, che dà spallate, che gioca e che è forte. L'unico. Lasciando stare i discorsi Nomodotti, ma chi se ne frega, no, lui è Zaniolo, punto. Ok? Quindi guardiamo quali sono i veri problemi e non fissiamoci sul fatto e se ci fosse stato Olsen. Sì, ragazzi, ieri sul 3-0 Olsen ha fatto una cavolata. Ma è colpa. Sì, è colpa sua. Ma perché stavi 3-0? Per colpa di Olsen? Il primo gol che è colpa di Olsen se ci sta Fazio o Juan Jesus che non so poi a marcare e a giocare in difesa? Il rigore che è colpa di Olsen? E se Olsen la stava toccando, ragazzi, io sono dell'idea e concludo il video. Che rigore? O lo sbagli? O lo segni, perché? Perché è proprio una cosa fisica, se tu tiri una bomba dagli 11 metri, tu non ce la fai, non hai la reattività di pararlo. Quindi di rigore o lo calci male o segni. Quindi mi sembra data colpa se non ha parato un calcio di rigore, ok? Mi sembra abbastanza ridicolo. Non è che l'ha bloccata e gli è scivolata dalle mani. E passata sotto, sì, vabbè, ma ragazzi, era un calcio di rigore di 11 metri, tu lì manco ce lo vedi, va, dai il rigore. Ok, non è con questo non sto difendendo Olsen, sto cercando di far capire che il problema non è solo Olsen, non possiamo fissarci con Alisson, il passato è passato, guardiamo al presente che non è una squadra, non è un equilibrio, perché i problemi non partono da Olsen, partono dal centrocampo e dalla difesa e poi arrivano a Olsen. Ma non sto dicendo Olsen almeno colpa di tutti, sto dicendo non focalizziamoci su Olsen. Perché contro il Frosinone Olsen ti ha salvato dal vantaggio della squadra Ciociara, non scherziamo. Allora, se questo vi posso venire qui, lasciate un like, commenti, iscrivetevi. Da Pablo Giodoro è tutto. Adios.